macchina! Attenti! Buà, giocattoli, ci siete? Sì! Buà! Dormono in giganti! Quelli sono un branco di Teletubbies. Siamo al Teatro Ferroviario di Sassari per assistere alla rappresentazione di un lavoro di teatro musicale ideato per la rassegna per le scuole del 2010. È una rassegna che è indirizzata agli istituti cittadini e della provincia e con spettacoli indirizzati ai ragazzi dai più piccoli ai più grandi, ma ideati e costruiti proprio per loro, per cui non è uno spettacolo normale di teatro che si svolge la sera, ma all'interno della mattina, durante l'orario scolastico, i ragazzi vengono al Teatro di Sassari e assistono a una cosa pensata, ideata e costruita appositamente per loro. È uno spettacolo che ha avuto già un discreto successo sia da parte dei ragazzi, è ideato sulla base della fiaba di Andersen, Il soldatino di piombo, è stato costruito e elaborato da Emanuele Floris con le musiche di Salvatore Rizzu. Ha una caratteristica nel linguaggio e nelle immagini e nella musica. È una caratteristica indirizzata proprio ai ragazzi per abituarli, per educarli all'ascolto, alla visione in un luogo teatrale e non all'interno dello spazio scolastico, dove necessariamente si esibisce il teatrante, l'uomo di spettacolo, per cui unisce la visione dello spettacolo a luogo dello spettacolo, che è una cosa molto importante anche perché i ragazzi si abituino a sapere che il teatro si svolge a teatro. Ed ora tutti al canoe per giochi da 0 a 3 anni. Ogni peluche, scherzi, Wall-E, yo-yo! Vada in piazza Geppetto III davanti al casino di scorta. Via! No, Claxon Killer! Da quella parte c'è la sala Cicciotti. Devi andare a sinistra, segui la bava al contrario. Bibi, babà, bibua! No, io rimango qui, devo riempirmi il biberon. Ehi! Soldatino, non vai a divertirti. No, non mi diverto io. Non vai a ballare. No, non ballo io. A gridare? No, non grido io. A giocare con i Power Rangers a chi ha il raggio laser più lungo? No, non gioco io. E di cosa fai allora? No. Fai no? No, non faccio nulla, tranne essere innamorato e piangere su questo mio piedino scalzo. Che vita da paperino. Soldatino, scarponcino, il cuoio fino, chi te l'ha rubato mio caro soldatino, il tuo piedino, solo un calzino, questa è la guardia che fai al soldatino, per il piedino.
vino, lo scatoncino, questo ti serve per fare il soldatino, dritto e forte muscolino, non più un fondo di magazzino, ma invece il grande maturo. Sono Andrea Carruccio e sono il soldatino. Io dovrei essere cattivissimo, ma in realtà sono proprio ingenuo. Sono un poverino, sono un soldatino, non ho nemmeno uno scarponcino, ne ho solo uno. Guardate. E infatti, povero me, io vorrei conquistare la ballerina, ma purtroppo non è così facile, perché la ballerina non mi si fila. E infatti devo combattere contro il cattivo, il perfido Magaro. Però ce la farò, vedrete, vedrete, vedrete come li conquisterò. Vi conquisterò tutti, io soldatino, anche senza scarponcino. Ciao! Al soldatino! Che va là? Ma va a finire sotto un triciclo! Chi è stato? Ehi no! Se qui non mi vuole nessuno, andrò a fare la guardia al termosifone. Come mi nascondo io, non si nasconde nessuno.